Inizia un nuovo corso, quello di una provincia che voglio rimettere al centro dell'attenzione anche nazionale. Parliamo di una delle province più importanti d'Italia, verso la quale però ecco, voglio attuare una serie di progetti importanti che non sono solo quelli specifici delle province, ma anche grazie e soprattutto ai fondi della PNRR. Il mio obiettivo è quello di essere più vicini ai territori, più vicini ai sindaci, più vicini soprattutto ai piccoli comuni. Il PNRR darà tante opportunità in termini di infrastruttura, in termini di sociali, in termini culturali, in termini turistici ed io voglio cogliere questa opportunità. Non solo ecco, viabilità e strutture ed edilizia scolastica, ma come dicevo anche un'attenzione ad una serie di obiettivi. Intanto costituire questa task force di vicinanza proprio ai comuni e poi ragionare anche in termini di marketing, di turismo, ovviamente in collaborazione con la regione che ne detiene la delega, e poi cultura e minoranze linguistiche. Abbiamo un territorio anche con un'attenzione particolare a questo. E poi la scuola, digitalizzazione, le grandi attenzioni che dobbiamo avere sul discorso ambiente, quindi rifiuti e poi tutto il discorso anche della depurazione, anche lì in collaborazione con la Regione Calabria, e far sì che quelle che oggi sono delle criticità domani possono invece diventare delle opportunità per il nostro territorio. È prerogativa del Presidente poter dare ecco, degli incarichi, tra l'altro in questo caso a titolo gratuito, a professionalità. Naturalmente si tratta di un incarico fiduciario per il quale naturalmente così con quanta decisione è stato dato, così allo stesso modo continuerà.